Un ulteriore principio seguito dal Consiglio è quello della concentrazione, su quanto è davvero necessario per la Chiesa universale. Potremmo anche chiamarlo di semplificazione, ed è quello che ha suggerito l'accorpamento di alcuni dicasteri di precedenti pontifici consigli, quello che si è generalizzato per alcune realtà curiali. Direi, mentre le attuali congregazioni indicano le azioni fondamentali della Chiesa, l'annuncio del Vangelo, l'amministrazione dei sacramenti, la vita liturgica, eccetera, i pontifici consigli sono in rapporto con le istanze, con le domande che ci sono nella Chiesa e nel mondo. E in un periodo di mutamenti anche alquanto rapidi, queste istanze si presentano in modo molto vario. Ecco, guardando proprio al vostro lavoro, ecco, penso per esempio a ciò che era prima il Pontificio Consiglio per le comunicazioni. Oggi le comunicazioni rispetto a quando fu istituito il Pontificio Consiglio sono molto mutate. Oggi siamo, si dice, in un'era digitale, in un'era post-digitale, e quindi quel Pontificio Consiglio non poteva rimanere così com'è. Ecco dunque, al momento questa scelta, in alcuni casi era già fatta, di concentrare e di coordinare meglio alcune realtà che poi evidentemente si richiamano, penso a laici che richiama prevalentemente la realtà della famiglia che richiama soprattutto il tema della vita.